Ah, che giornata oggi, eh? L'hai ordinato tu, vero? Certo. Oggi un po' di scirocco. Beh, super, questa è una dimostrazione di potenza assoluta nel chioggiotto, giusto? Hai fatto venire in gita il Mauro, almeno il tempo. Sì. Un po' di aria oggi e siamo perfetti. Oggi ho avuto un'opportunità meravigliosa. Il signor Franco Corazza è stato per molti anni il mio tailor. Abbiamo fatto delle regate meravigliose e devo dire che è un amico, oltre che un bravissimo velista. Poi l'ho riscoperto piano piano quando ha fondato il suo cantiere e ha cominciato a costruire delle barche meravigliose. Franco, ti conosco perché abbiamo regatato insieme, quindi immagino che la tua esperienza sia maturata anche. È tutto travasato su questi progetti. Si è trasferito lì. Andiamo. Che già il pozzetto è una roba fantasmagorica, questo è un 46 piedi alla fine. E qua sotto è l'autogonfiabile, in posizione giusta, perché sì, praticamente anche a poppa chiusa è il vano autogonfiabile. Adesso qui non c'è in questo momento, ma... Che solitamente è una delle cose più complicate da trovare, no? Esatto. Quando ne hai bisogno è nascosto là sotto. Bravissimo, invece qua lo butti in acqua. Comunque un pozzetto molto protetto, perché i paramare qua sono 32 cm e sembrano di palamare nordici confronto al mercato, e il pozzetto rimane molto protetto quando c'è mare. Si può fare da schienare? Che... Sì, sì. Tutte le nostre barche hanno la mura esterna al pulpito, e per cui non ti servono buon pressi, niente, puoi strambare col Jennaker. Le uniche due cime che abbiamo lasciato a vista in coperta sono la volgibile e la mura del Jennaker, perché se hai qualche problema e hai bisogno di una mano da prua puoi farlo. Il resto è tutto incassato sotto coperta. L'attrezzatura è messa al punto giusto, Mauro? Sembra che Franco abbia trovato... Sì, hai anche già predisposto il golfarino esterno per la bolina larga. Si vede comunque una barca di qualità, una barca che trasmette robustezza. Come dico sempre a tutti, è una barca a vela e non con vela, che è una roba diversa. Già una parte di esperienza di Franco l'abbiamo vista. Adesso, vediamo se funziona. Indubbio che tutti noi, vuol dire che siamo cresciuti in un ambiente marino, siamo stati istruiti a frequentare il mare, siamo stati istruiti a gareggiare, a competere quindi con tante barche, abbiamo acquisito un'esperienza non indifferente. Lui l'ha messa tutta su questo progetto, sul suo cantiere, e oggi mi ha invitato a provare una delle sue barche. E mi ha impressionato perché la barca è molto simile a una barca da regata, pur avendo ovviamente le prerogative da una barca anche da crociera, ma la differenza è che è pensata e poi fatta progettare per essere una barca a vela. Dunque, sì, il motore è importante, quindi veloce a motore, ma se la carena è adeguata, se l'attrezzatura è adeguata, se le vele sono come devono essere, diventa una barca a vela e quindi godibile da qualsiasi utente. Una volta ci fecero fare una per due con le barche di Cino Ricci. Con i Giro, 34? Giro. No, con i Jod. Ancora i Jod, sì. Sì. E senza pilota automatico, quindi figurati. Una fatica dopo, sì, no? Sì, perché... certo. Allora, no, con degli elastici per fermare la barra, no? Cioè, la barca con la barra, quindi è più facile. Quando manovravi, insomma, era... Sì, pericoloso anche se c'era lì. No, bellissimo, c'è stato un momento che sotto l'Istria, sotto l'Istria, è venuta una bella botta di vento, scirocco, quindi in poppa con lo spinnaker, e allora la barra in mezzo alle gambe, le due scotte in mano, braccio e scotta, incrociate sui due winch e pompare con le due, sulle onde, va, bellissimo, e lì ti godi veramente a fare il solitario. Ok, pronti a virare? Oggi non c'era tanto vento e quindi la difficoltà qual è? Quando c'è poco vento di solito attacco il motore. Noi oggi c'erano 5 nodi, facevamo 4 nodi di velocità.
Sì, non sono tanti, direte, no, ma c'era anche 5 nodi di vento, quindi sono tantissimi per una barca a vela, quasi la velocità stessa del vento. Vuol dire che la barca è adeguata, vuol dire che la barca è, come concetto, una barca a vela con il motore ausiliario. E non è casuale che questa barca sia anche pensata con tutte le esigenze per una lunga vita a bordo. È un piacere comodare. Puoi passare anche molte giornate in rada senza dover rientrare per forza nei porti, goderti appieno la barca e poi dormire tranquillo in un luogo adeguato. Ragazzi, si muove, che è uno spettacolo, guarda che non perdiamo niente velocità. Adesso. Quanti nodi abbiamo? Apparente 6 e 4. 4 e 8 è reale. E il SOG sul GPS. No, ma la barca è spettacolare quando sei al timone. Abbiamo passato questa giornata con Mauro e Nicola, che sono due carissimi amici e hanno perfettamente interpretato quella che è la mia filosofia delle barche, cioè vere barche a vela, facili da portare, sicure e soprattutto veloci. Sono contento che Mauro abbia capito perfettamente quello che è il principio di queste barche, anche se non avevo dubbi che lo condivideva, perché essendo due velisti e due marinai era ovvio che tutto fosse molto semplice da capire per noi. Grazie al fatto che siamo anziani, che non è un male, nel senso che abbiamo più esperienza di altri, la mettiamo a disposizione di, ecco che il prodotto è qualificato. E va bene, forse la pasta asciutta ci attende.